Allora, cari amici, siamo ancora qui, sempre per voi, sempre per raccontarvi come stanno le cose e dire il nostro commento. Tra l'altro, vieni, vieni Orazio, qui c'è Orazio, soprannominato Brutto, perché aspira al titolo di uccisore di tiranni, capito? Di tirannicida. E allora cercheremo di leggere alcune cosette utili, utili per imparare come si vive in questo strano paese. Allora, prima cosa, vediamoci alcuni giornali. Questo è il tempo. E questo è il tempo di oggi. E sai, qui le cose escono fuori prima o poi, cari amici. Ecco, allora, eccolo qua. Quando si incomincia a cercare, a scavare un po' più a fondo, Ma escono. manco tanto, appena appena Sì, più sulla o meno. superficie, sì. Un po' più a fondo Dell'apparenza. no, soprattutto dello strato di melma che c'è, capito? Allora, vai a scavare un po' a fondo e vedi fuori che i rapporti, sono rapporti di potere, sono sempre questi. Caccia ai lingotti d'oro del Monsignore. Intrigo all'italiana, questo è il tempo di oggi, eh? Facciamolo vedere di nuovo perché è importante, eccolo qua. Intrigo all'italiana. I protagonisti della Spy Story parlano di incontri con un cardinale e nella carta spunta anche il nome di un fedelissimo di Ratzinger, che non è, a noi non ci sorprende affatto, sorprende solo questi che I buon vanno. pensanti. Sì, che vanno alla caccia di articoli d'effetto, perché ovviamente, sai, massoneria, chiesa, quella, ma noi sappiamo perfettamente non solo che i rapporti sono sempre rapporti di forza e i rapporti tra gruppi di potere non si distinguono tra definizioni o avversità più o meno ideologiche. La massoneria è la Chiesa e la Chiesa è massonica. Come è stato detto anche ieri, Dopo la ricordato. nota battaglia tricentenaria che sappiamo essere stata combattuta da Per ragioni di Clemente controllo dell'Italia, XIV, se mi per sembra. ragioni soprattutto di controllo dell'Italia, ma non che ci sia e che ci possa essere un'avversità intrinseca e culturale. Sappiamo che moltissimi papi, soprattutto del XX secolo, erano massoni ed erano massoni riconosciuti come tali, che avevano fatto l'iniziazione massonica. Quindi, che cosa ci raccontano quei coglioni Non che sono. dimentichiamoci mai che la massoneria gesuita nel 1793-94 cominciò a istituire le prime banche nei centri sacri del potere monetario mondiale, che sappiamo essere Svizzera, City di Londra e Wall Street, dove fondarono appunto queste banche per finanziare le guerre napoleoniche, attraverso le quali poi, fra l'altro, oltre a tutte le altri episodi di ogni genere che sono avvenuti appunto a seguito delle guerre napoleoniche, anche il Papa, da allora, cui adesso mi sfugge il nome, fu incarcerato, tradotto in Francia, dove poi morì. Se te lo Certo, ricordi, è stato come l'ultimo Papa morto per no? Cioè, violenza. intera straniera, chiamiamola straniera, sai, per la Chiesa è natura terra, è straniera, ricordiamocelo bene, perché Gesù, Gesù no, meglio dire, Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo, ricordatevelo sempre, l'ha detto il Papa. Allora, caccia ai lingotti d'oro del Monsignore, i protagonisti della Spy Story. Leggiamo alcuni punti che sono interessanti, punti d'incontro. Si incontravano per che cosa? Per scambiarsi un po' di oro? Che cosa volevi che si scambiassero? Ragazzi, sordi, sordi! C'è sempre la benedizione, no? Questo, le indulgenze soprattutto. Le indulgenze, noi siamo qui a Frascati. Abbiamo fatto, tu mi hai immortalato mentre appunto di fronte a una chiesa, cosa diceva quella chiesa? Quante indulgenze dava? Te lo ricordi? Perpetua. Indulgenza perpetua, capito?
tu vai lì di fronte e capito? Vai in quella chiesa e ti viene l'indulgenza perpetua, sai che significa? Che vai direttamente in paradiso, capito? Puoi scordare la gente che sei sempre salvo. Sempre salvo. Era in un appartamento di proprietà di due fedeli filippini, in via Ostia, fedelissimi, a due passi dalla mura vaticana, che un insospettabile cardinale si incontrava con compratori d'oro e broker per piazzare sul mercato lingotti bouillon da 1 a 5 kg custoditi nel caveau del Vaticano. La richiesta del Monsignore era chiara: ottenere il pagamento in contanti dalla fusione di 50 kg d'oro su una partita di 400 kg. Il metallo prezioso sarebbe stato ricavato dalle offerte dei fedeli dalla Chiesa. E quale accordo? O le rubi o le piglia ai fedeli. Non è che c'è qualcos'altro, no? D'altronde mi pare che questa sia un'operazione leggermente più onesta di quella di chiedere i soldi ai fedeli in cambio dell'indulgenza, perché quella lì è una promessa campata veramente sul vuoto, sul nulla, sul dopo morte, sul post morte. Il miglior business commerciale al mondo, sì, di sempre. Sempre. Altro che bancario, il bancario, bancario? È in perdita nel confronto. Ma è naturale, ti immagini. Pure se con una diciamo riserva frazionaria a 1 a 50 o 1 a 1000, qui è 1 a infinito. Uno a infinito. Quindi cash. Anzi, tu adesso, se vuoi fare una messa a favore di un caro defunto, dice: quanto le devo, padre? Ah, faccia lei, al suo buon cuore. Intanto incassi i soldi, lo ripeto, e ricordatevi che oggi, se l'ultimo concordato che è stato fatto, i preti sono pagati per il numero, e io l'ho detto tante volte, vediamo che nei commenti questa cosa non esce, appare mai. Non appare mai. Sono pagati per il numero di messe che dicono tutti i giorni, cioè in teoria dovrebbe avvenire quello che avviene con le orchestrine, no? Che quando suonano tre o quattro accordi poi vanno lì, fanno e scrivono la canzone che hanno scritto. Il Borderò. A me non mi risulta che ogni volta che viene detta una messa, poi l'ho compilato anch'io tante volte. Beh, immagino. Allora, ogni volta che dicono una messa, poi la messa. No, ma è bello che facciamo le fotocopie, ci portavamo le fotocopie. Ma per forza. Ah, tanto è così, perché poi tutto sommato come il le canzoni amate dal pubblico sono quelle. E il bello, visto che stiamo parlando di queste cose, è che ovviamente quando voi andate e vedete che un prete dice una messa e dice dei nomi, sono tutti nomi di persone i cui parenti hanno offerto, quindi non è che uno, capito, paga per una messa. Sono tutti che pagano per 4 o 5, la messa una sola, lui incassa per 5 o 6, capito? Il sistema è molto buono, la sommatoria delle anime, cari amici, ma poi sai quelle anime, l'effluvio vitale, quello, cos'è l'anima? L'anima è un soffio, ecco, la commercializzazione, ho sputato l'anima. La commercializzazione del campo mistico è il miglior affare mondiale, è più grande da sempre. Sì, perché è rinviato all'aldilà. Tu stai tranquillo, se mai... salvo controprova, ma nessuno è mai tornato di brutto, appunto. Figlio della mignotta, non mai, no, le tue questa che abbiamo visto adesso, l'impunità, come si chiama, l'immunità, no? No, vabbè, lo diremo un'altra volta. L'indulgenza. Tu sei indulgente. Ma guarda, soprattutto il bello è questo qui, no? Quando uno va, dice ma io sono scaroniato, dice ho fatto delle offerte, ma per nessuno. Stai tranquillo, il compenso ti verrà nell'aldilà. No? La risposta: chi più soffre qui, più sarà compensato l'aldilà. Mego io. Va? E senti, mi fa. Ma io dico, come fa la gente a essere così? Mi viene in mente quella cosa bruttissima, quando uccisero Savonarola, erano con lui altri due fraticelli che aspiravano. No, erano fraticelli giovani, che aspiravano al martirio. Ora, la condanna che ebbe il Savonarola era dell'impiccagione, fu impiccato prima lui, poi furono impiccati gli altri due frati, no, furono impiccati gli altri due frati, e poi tutti e tre furono bruciati.
E uno dei tre, di questi tre, giovanissimo, che aspirava all'imitazione di Cristo, al martirio, diceva: no, io voglio essere bruciato, voglio soffrire per Cristo, voglio essere bruciato. E Savonarola diceva: state un po' calmo, che andrei in paradiso lo stesso. Sì, andrei in paradiso lo stesso, capito? Ecco. Bravo Savonarola, bravo. Ogni tanto una persona intelligente, capito? Vabbè, proseguiamo. La richiesta del Monsignore era chiara, allora quella abbiamo letto. A un certo punto, incidentalmente, esce fuori un riferimento al cardinale Angelo Amato, fedelissimo di Ratzinger. Riferimenti ovviamente ancora tutti da riscontrare, chi se ne frega, ma che sia amato o disamato o odiato, tanto quelli sono i traffici, cari amici, non c'è bisogno di dire che... Vabbè. Contrabbando di minerale aureo, allora il reato sarebbe quello di contrabbando di minerale aureo, no, quello è aureo, è oro zecchino, altro che minerale aureo. La trama della spy story contenuta nelle pagine dell'inchiesta della DDA di Reggio Calabria, coordinata dal sostituto procuratore antimafia Giuseppe Lombardo, diventa ogni giorno di più avvincente e contorta, come tutte le cose in cui c'è di mezzo la Chiesa. Per gli agenti della DIA, infatti, c'è fondato motivo di ritenere che ci siano elementi pertinenti al reato di contrabbando di minerale aureo. Al momento il pubblico ministero contesta l'associazione di tipo mafioso a Domenico Sperindelli. L'associazione di tipo mafioso viene contestata a uno che si chiama Domenico Sperandeo. Allora, più di così che carne. Un destino. Hai capito? Per il Dio, e quell'altro. Un karma. Sì, e quell'altro gli dà i lingotti da cambiare. Hai capito? Un karma. Agente segreto dell'AIS, oltretutto è pure un agente segreto. Questo per dire, cari amici, che gli agenti segreti sono questi e faranno sempre queste cose. Dice: l'hanno mandato via, si è riscritto alla massoneria, ne ha fatte di tutte questo. Spera in Dio, e per fortuna che spera in Dio, e se speravo nella Madonna, Dio, voglio sapere che cazzo gli succedeva. Allora, agente segreto dell'AIS, ora in pensione, e Franco Ciottoli, poliziotto in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovviamente, non sia altro posto, è nella Presidenza del Consiglio dei Ministri che si fanno le amicizie. Il concorso necessario con Amedeo Gennaro Matacena, il famoso Matacena, che non so quanto tempo è che lo stanno a cercare Matacena. Nell'ufficio in cui ci incontrammo, indicatomi quale ufficio personale del Monsignore, si legge nel verbale, notai la presenza di questo e di altre due persone, di cui una di colore, i negroni ormai stanno un po' dappertutto, e l'altro era Barbieri, broker di Monsignore, il broker, che sennò come te li trova, i soldi, gli investimenti, e ci vuole, ogni Monsignore, una volta si portavano dietro i chierichetti, no? Adesso si portano dietro i broker e le professioni cambiano, il Vaticano si modernizza. Si evolve. Il Monsignore mi dice che aveva la necessità di effettuare un'operazione riservata che prevedeva la vendita di un piccolo stop di 400 kg. Poco, 400 kg d'oro, se ce li dà a noi. Noi gli ricambiamo le indulgenze, lui ci dà i 400, no? E noi gli facciamo l'indulgenza a lui, ci guadagna, diteglielo a questo Monsignore, ci guadagna, le indulgenze le facciamo noi, no, per noi ovviamente ci rivolgiamo al Dio Priapo, ovviamente, perché in quale Dio Priapo l'indulgenza le fa tante, cari amici, ricordatevelo bene. Soprattutto per certi monsignori. Il prodotto doveva essere fuso presso una fonderia del gruppo Viloro. Ma dov'è questa fonderia del gruppo Viloro, cioè Vileoro? Come si chiamava? Similoro.
andava di moda durante la guerra. Mi disse che per definire questa transazione era necessaria la fusione di ulteriori 50 o 60 chili che dovevano essere trattati come vendita personale e non societaria. Per quest'ultimo quantitativo di oro il Monsignore richiedeva il pagamento in contanti, e mi pare giusto, sai che cazzo c'è? Ma io l'avrei pagato con carta moneta di San Marino. Attraverso il deposito presso una cassetta di sicurezza estera o tramite bonifico internazionale. Il gruppo Viloro non ha dato la disponibilità all'operazione, quindi Viloro che se ne intendono, Viloro se ne intende, e il cardinale Monsignore non suscitava la fiducia di Viloro, quindi non andava a rischiare un'azienda avviata come loro. Attenzione, questo è il più bello, a meno che il prodotto non fosse stato portato dal venditore, ossia dal Monsignore, con tutta la documentazione alla fonderia, dove la fonderia? A Dubai. Ma lui non l'ha accettato, fosse che andando nel Dubai lo fanno diventare musulmano? Domanda pertinente. Capito Monsignore, stai attento, che capito, te fanno diventare musulmano poi, No, ci sarebbe andato in borghese sicuramente. Comunque. Sì, ma perfettamente riconoscibile. Sai, un Monsignore ci riconosce subito. Allora, questo è La Repubblica martedì 13 settembre. La missione, oggi alle Camere la Ministra presenta il piano del governo. Curiamo i militari di vicino, combattono l'ISIS anche per noi. Cazzo, me coglioni, combattono l'ISIS. I droni dell'aeronautica con i 200 parà a misurata. Pinotti, obbligo morale, ci hanno chiesto aiuto. Eccolo qua, vedi. I droni gli mandano. Gli mandano i droni, che fa rima con coglioni. Meglio di no. Ecco qui, la guerra del petrolio. Il generale Khalifa Haftar, sulla scena politica libica, da oltre 40 anni, ex Gheddafiano, ha lanciato domenica l'operazione di conquista della mezzaluna petrolifera libera, libica. Che era la nostra, diciamo. Esattamente. Allora, vedete come certe cose, in un modo o nell'altro, passano. Siccome l'Italia è sottomessa a loro signori, queste sono tutte operazioncine che hanno però a che fare, lo diciamo subito, con certi interessi più o meno nostri, perché una volta era sicuramente molto nostri. Più nostri che francesi o inglesi, sì, o americani. Esatto, una volta erano assolutamente nostri perché l'ENI era assolutamente italiana e soltanto italiana. Adesso l'ENI c'è lo zampino di tanti altri, però ci deve servire qui, ci deve servire per sottolineare come è vero che certe multinazionali dell'energia siano anche composte da tanti componenti, ma esistono delle strategie di carattere prettamente nazionalistico che hanno a che fare proprio con quelle multinazionali, e bisogna stare anche attenti da questo punto di vista, perché è chiaro che la nazione subentra in un modo o nell'altro. Ricordiamoci sempre che il colpo di Stato di Gheddafi fu organizzato in Italia e fu fatto in Italia, perché quando Sarcofagi attaccò Gheddafi, lo attaccò per tre ragioni. La prima, perché voleva dare l'acqua all'Africa e l'Africa deve essere city bomba. Secondo, tant'è vero che i primi bombardamenti che ha fatto Sarcofagi hanno colpito l'inizio del grande acquedotto che Gheddafi voleva fare per l'Africa, per tutta l'Africa. Il secondo era l'oro, perché Gheddafi voleva fare la moneta autonoma africana. E terzo, anche per portare via a Gheddafi e i pozzi petroliferi che erano praticamente sostanzialmente italiani. Un'altra cosa interessante che è questa: noi queste cose le sapevamo, le abbiamo sempre sapute, se non che a un certo punto sfuggono di mano o qualcuno le vuole fare uscire.
è in un certo senso come il marito cornuto che ha tutta una serie di avvisaglie, ma non se ne rende conto. Poi quando magari la relazione della moglie è finita, si incazza, e qui la cosa è la stessa, referendum, il sì USA è un caso. Quando l'ambasciatore americano ha detto che la riforma costituzionale tanto strombazzata di Renzi era quella voluta dai potentati economici finanziari occidentali e occidentalisti, cosa che noi sapevamo da sempre, abbiamo sempre detto, adesso buona parte di quelli che hanno letto questi giornali dice: ah, mi vuoi fregare, ah, mi vuoi fregare, adesso te lo faccio vedere io, sei tu, capito? Sempre con quella, quello scoppio ritardato che conosciamo. Comunque lo scoppio ritardato arriva sempre, e su queste cose bisogna rendersi perfettamente conto. L'altro aspetto è anche questo, le multe non riscosse, sulla quale notizia noi dobbiamo riflettere ulteriormente. Primo, che i romani non sono dei coglioni. Secondo, che i romani, quando vedono di essere presi a lungo per il culo, reagiscono. Quando vedono soprattutto che non funziona niente, e soprattutto anche la riscossione delle multe, non le pagano. E poi fammi causa. Allora qui abbiamo un altro dei nodi che verranno al pettine dell'amministrazione futura, non si sa qual è, non si sa quale sarà, è appunto quella che bisogna vedere di creare un minimo di fiducia nei romani per indurli a pagare le multe. E sarà molto difficile, molto dura. Noi consigliamo ai nostri amici di non pagare le multe, anche perché pare, io non lo so bene, ma comunque abbiamo dato la questione. La multa è una contraddizione in termini proprio ossimoro rispetto a quello che dice l'articolo 53 della Costituzione, che le multe, le tasse e il contributo per il sostentamento dello Stato devono essere proporzionali alle capacità contributive di ciascuno. Esattamente. E quindi mettere lo stesso importo di sanzione amministrativa per uno stesso tipo di omissione o quant'altro, o inadempienza amministrativa, che sia l'errore o anche il, come si dice, quando tu fai un'infrazione, infrazione. Codice della strada, metterla allo stesso prezzo, alla stessa entità di dimensione, fra il nababbo dello sceicco arabo che abita qui a Roma e il povero disoccupato che magari prende la pensione che va con l'auto a pedali tutta scalcagnata come me, paga la stessa entità. Questo è illegittimo e incostituzionale. Esattamente. Quindi il fatto di rifiutare una usurpazione così palese del diritto è un fatto fondamentale del diritto di cittadino, di ribellione rispetto all'usurpazione, e fra l'altro garantito anche da molti vari altri articoli della Costituzione, che prevedono appunto anche la possibilità di ricorso a forme, diciamo, di rifiuto civile. Mi sono ricordato una cosa veramente molto bella che non ho mai citato, ma va citata perché è veramente bella, è veramente interessante. Una delle tante volte che sono stato a Londra, diciamo anni 50, inizio anni 60 mi pare, nel centro di Londra si vedevano tutte queste persone, questi ben vestiti, no? Questi uomini d'affari che circolavano per Londra su auto a pedali, capito? Con la bombetta in testa, con l'ombrello appoggiato, e andavano con le auto a pedali. Questi erano autentici signori. Se ci penso adesso, no? Ma magari dovevano fare il tragitto, che ne so, dalla loro abitazione ai loro uffici, ma ci andavano giustamente con l'auto a pedali. Così si deve fare, cari amici, sfaticati. Allora, qualora vincessimo le elezioni a Roma. Hai parlato di sfaticati e mi è venuto in mente una cosa. Allora, la signora Virginia Raggi, la Virgin Donzella, come la chiamiamo noi, e la sua amministrazione, il suo gruppo di amministratori, nel giro di
tre mesi è stata capace di fare sei incontri per fare leggi, per fare norme, per mettere a punto programmi amministrativi, programmi operativi, eccetera. Sei incontri in 90 giorni e hanno sfornato in questi sei incontri 30 delibere. Pensa un po', se sono ammazzati di lavoro. Porca madosca, ragazzi. Quando li vedevi, lo sapevi questo, quando, no? No, quando li vedevi uscire, erano lì tutti barcollati. Tutti le, barcollati. Le fatiche di Sisifo. Porca madosca. Mancava solo che portassero, no, che gli dessero. Ci sono adesso per adornare i giardini questi sassi di plastica, no? Ah, sì. E che loro gli davano da spingere questi sassi di plastica, dal peso ovviamente di 10 grammi ciascuno. L'entità di queste multe non esatte, da esigere, non esatte. Campidoglio in bilico incassi per 180 milioni in 3 anni, manca il gestore del servizio. Manca pure il gestore del servizio, capito? Da sosta selvaggia all'antialcol, i verbali non possono essere inviati ai trasgressori. È bella questa qui, cari amici. No, no, allora, ho detto una cosa. La spiegazione, a probabile spiegazione del fatto che mancano gli esattori, ma ricordato questo aneddoto storico, che però non è una celia, è un fatto reale. Allora, nello stato della Chiesa dell'epoca, attorno al 1550, come voi sapete, si vendevano tutto, dalle indulgenze alle concessioni per l'usura. E no? Anche le chiappe. Se no, le concessioni agli usurai ebrei, prevalentemente ebrei. Esattamente. E allora, una di queste tipologie di concessione era l'esazione delle tasse. E c'erano delle figure ben precise nell'ambito della burocrazia dello Stato della Chiesa che organizzavano quel tipo di esazione a livello di circoscrizioni, generalmente di piccoli paesi, medi paesi o città, o comprensori. Sì, aspetta, no. Allora, questi esattori, siccome attorno al 1550 la gente cominciava a ribellarsi esattamente come adesso, perché usciva fuori da una serie di vicende storiche troppo lunghe, troppo lungo narrare per il momento. Per il momento, perché andremo a affrontare un tema molto complesso. E insomma, a un certo punto il vantaggio per chi faceva l'esattore non c'era più. Non c'era più il tornaconto economico per chi faceva. Doveva essere organizzato, doveva mettere i giannizzeri, doveva mettere, certo, i bravi, no? Per andare a fare a prendere, doveva farci accompagnare dai bravi, dai bravi, per dai andare bravacci, a sottrarre bestiame al contadino piuttosto che la mobilia, no? Sai, le forconate, e che, certo, ti pigliavi. E allora era diventato un lavoro improduttivo, controproduttivo. E allora che cosa hanno fatto? Il Papa dell'epoca, adesso non mi ricordo più chi era, ma era un o Alessandro VII, un medico o qualcuno del genere, perché era attorno al 1550, mi pare che era proprio Alessandro VII. Fior di delinquenti, tutto il 500, i papi erano uno più delinquente dell'altro. E insomma, non a caso nel 500 ci sono stati due papi medici, Leone X e Alessandro VII. E allora, questo Alessandro VII che si è inventato? Che ha istituito praticamente la servitù della gleba anche sulla l'esazione fiscale, cioè praticamente non erano più i singoli cittadini che facevano una richiesta di concessione all'amministrazione del papato, ma era il papato che andava a capare proprio paese per paese il nobile più, diciamo, il benestante più in vista, quello che aveva più ricchezza, perché se non riusciva a raccogliere quello che definiva la tassa che voleva il papato. Tassa che voleva il papato per il suo territorio, era lui che ci metteva del suo, era lui che veniva esautorato del possesso, allora, di quel bene che gli serviva al Papa per riuscire, cioè una servitù della gleba inventata sull'usura, sull'estorsione, una cosa di una volgarità, di una infamia, di una perversione assoluta. Però tanti quelli andavano lì spiagnucolando, oh, da pagate che sennò cazzo che ve li fregano, te rendi conto, aiutatemi. E quello che faranno adesso questi qua, hanno tolto Guidalia, mo metteranno delle società ancora proprio completamente private,
invece ancora di, più private. Ancora più private, già le stanno organizzando, è già tutto pronto, perché nel 2017 non ci sarà più Equitalia, ma tutte le vicende, tutte le persone, il personale eccetera passerà da Equitalia a queste società locali, che sapranno esattamente quindi come andare a cercare di sottrarre, estorcere tutto quello che è anche più occulto del, diciamo, del che la gente ha. Non e quindi non sfuggirai più, e questi saranno incentivati perché saranno coinvolti, e come appunto dicevo prima, che aveva fatto il papato, a questa estorsione, a questa, questo latrocinio autorizzato. Hai capito? Non te lo potrai più nemmeno nascondere in buccia del culo, perché quando le madame che viaggiavano, le grandi dame spagnole che viaggiavano su quei enormi galeoni che li univano dalle Americhe, nuovo vecchio mondo, esattamente, eccetera, quando avvisavano che stavano, si vedevano in lontananza le vele di qualche pirata, se nascondevano tutto nelle parti basse. No, aspetta, ieri hanno arrestato una signora che aveva due cellulari dentro la vagina. Ah, perfetto, benissimo, eccezionale. Ah, chi è che parlava con questi cellulari? Una l'aveva fregata mentre era lì in camera di discussione con i carabinieri, dentro la stazione dei carabinieri, gli era fregata i carabinieri proprio. Allucinante. Non c'è limite alla fantasia. Veramente. Allora, siccome lì quello era un posto apparentemente recondito, ma in realtà non lo è. Molto, molto trafficato. Allora, la prima cosa che facevano i pirati, qualora... Andavano a sondare. Esattamente, a colpo sicuro andavano, capisci? Ecco. Dopodiché, visto che stavano lì, approfittavano del luogo. Il resto era del tutto marginale. Quello che contavano erano i gioielli, ti immagini. Venivano dall'America. Allora, qui c'è questo numero di Panorama. La bella gnocca. L'oro di Napoli. Ma vedete, noi quando noi parliamo di certe ricchezze, noi sappiamo ad esempio che la ricchezza del tesoro di San Gennaro è tale da scompaginare la mente di qualsiasi immaginifico. Perché ci sta più soldi là dentro che in certi forzieri di certi stati, non gli staterelli, di certi stati. Ma a Napoli c'è un'altra cosa. C'era il Banco di Napoli, eccolo qua. Che cosa hanno fatto? Hanno incominciato a catalogare tutto quello che c'era da vedere nel Banco di Napoli. Vi leggiamo soltanto una qualcosina, per cui voi sapete che Banco di Napoli oggi è stato assorbito da quello che viene chiamato la Intesa San Paolo, che è una bella crocco di roba, è inutile che ci piangano miseria, ste banche, è un bella crocco. Un nuovo allestimento valorizza l'archivio storico del Banco Partenopeo, un tempio dei numeri che oggi custodisce milioni di segreti, dai guadagni di Caravaggio ai debiti di Garibaldi. E poi Garibaldi, poveraccio, aveva chiesto un debito, ma non per lui, che non gli serviva niente, ma per quello spendaccione del figlio Menotti, che era un po' uno spendaccione, un sopplicciotto, diciamo che era un sempliciotto Menotti. Allora che gli hanno fatto? Che alla fine gliel'hanno abbonato. Ma io direi che valeva la pena, insomma, non è che c'è qui. A volte invece i debiti non vengono saldati, ma adesso li abbuonano, e con quanti entità, no? Li abbuonano. Comunque lui a certi uomini politici potevano anche abbonare. C'era la pensione della senatore pure. Certo, dopo, alla fine. Alla fine. Lui è stato membro del Parlamento. Lui è stato membro del Parlamento piemontese, quindi nel 60, prima del 59. Sì. Prima del 59, che il Parlamento piemontese era seppo di fuoriusciti dei vari stati. Certo. Infatti è vero che buona parte degli uomini politici del sud erano stati tutti quanti eletti al Parlamento Piemonte, tutti gente che l'aveva lasciato ovviamente il regno delle due Sicilie. Poi è stato eletto
è stato eletto in Francia. Alla Comune prima? No, dopo. Prima è stato eletto alla Repubblica, la Repubblica francese, dopo Sedan. E poi è stato eletto alla Comune, però alla Comune non ha avuto la possibilità di andarci. Il blocco di Parigi era totale, quindi Parigi era completamente circondato, non ha avuto possibilità di andarci. E poi fu eletto di nuovo al Parlamento, mi pare al Senato italiano, quindi, però alla fine mi pare che non abbia mai partecipato. Comunque ci sono molto interessanti, sono veramente molto interessanti, lo dico ai nostri amici, c'è un libro, mi pare che io ce l'ho, non so dove l'ho cacciato, con tutti gli interventi di Garibaldi al Parlamento piemontese, che dimostrava... No, occorre anche ricordare a questo proposito la pubblicazione del libro che avremmo dovuto andare ad assistere alla presentazione l'altro ieri e poi invece era enormemente affollata. La sala era affollata, e quindi non ci siamo potuti entrare. E delle imprese di Garibaldi in Uruguay. Esatto, e quindi anche lì della considerazione di cui gode, appunto, come in America, in Stati Uniti anche. Allora, ricordiamoci che Lincoln offrì il comando di una divisione o qualcosa di più a Garibaldi, Garibaldi rifiutò anche perché tanto Garibaldi quanto Mazzini erano contrari a questa guerra civile, perché da una parte è vero c'erano gli schiavisti, ma gli altri fossero molto migliori. Ecco, gli altri non erano sicuramente migliori e sapevano perfettamente che era una guerra di conquista nei confronti del sud più debole economicamente, perché ovviamente era un'entità agricola. Comunque ci fu una brigata, mi pare, a cui venne dato il nome di Brigata Garibaldi e la divisa era quella dei bersaglieri, cioè avevano adottato la divisa dei bersaglieri. Allora, a volte invece i debiti non vengono saldati e sul libro dei conti rimane uno spazio vuoto. Qui ci sono tutti i conti di questa banca, cari amici. Questa cosa è già un valore inestimabile. E quanto accadde a Giuseppe Garibaldi? No, perché la storia vera è quella che sta scritta lì. Esattamente. Non fuori. Esattamente. Tutto qui. E quanto accadde a Giuseppe Garibaldi, che nel 1874 chiede per suo figlio Menotti un fido per una somma corrispondente agli attuali 70.000 euro. 140 milioni, non ci fai nemmeno una grattugiata. Ma due anni dopo la somma risulta ancora non saldata e nel 1877 da Caprera Garibaldi sollecita il figlio, che nel frattempo è fuggito a Roma. E il figlio era un po'... Ma come capita sempre ai figli di questi grandi personaggi. Nel 1883, con un gesto di generosità, il consiglio del Banco di Napoli estingue il debito. Ma, cari amici, quello era giusto che lo estinguesse nei confronti di Garibaldi, altro che questo dovevano estinguere. Va bene, il fatto è che estinguono in continuazione nei confronti di fior di delinquenti, come raccontano le storie come di tutti Boschi, i giorni. Come Boschi, per esempio. Ad esempio. Padre Boschi. Sì, padre, madre, Boschi. E figlio, nipote, cugino. Figlia, nipote, cugini. E moglie. Amici e famigli di Renzi e compagnia cantante. A onore della cronaca i registri dell'archivio ricordano che anche l'eroe dei due mondi, giunto a Napoli, abbonò nel 1860 i prestiti su pegno presso il Monte di Pietà e altre casse. Quindi vedi che quando lui è arrivato a Napoli qualcosa ha abbonato tutto. Questo è il primo atto che deve fare veramente un vero rivoluzionario, un vero libertatore. Ma l'importo era diverso, tre ducati al massimo, perché giustamente, no, come capitava fino a poco tempo fa anche al Monte dei Pegni, da me abitualmente frequentato, dove c'erano delle persone che portavano i materassi, portavano le coperte. Adesso hanno eliminato tutto perché la società è cambiata, ma io vedevo delle donne che portavano le lenzuola. Le lenzuola. Tre lenzuola, quattro lenzuola, capito? Al Monte dei Pegni. Parlo del 1870, non prima.
e abbiamo già detto molte cose, no. Quindi il clima è cambiato. Stringi, sì. Perché dobbiamo andare via. Sì. Sono le 3:30 e ancora non pranziamo. Sì, e ancora, allora, mi limito a altre due considerazioni veloce, piuttosto importanti. Veloce. Faremo vedere intanto un intervento bellissimo di Giovanni Giolitti, da cui si evince in maniera molto chiara, a difesa del nostro intervento in Tripolitania, da cui si vede, perché è dedicato appunto sull'impresa di Libia, vedete. Questi sono atti che sono difficilissimi a reperire ed è stato pubblicato nel 1914, qui si vede chi era veramente Giovanni Giolitti. Tu lo vedi da come articola le parole, come dice i suoi concetti, come esprime la sua volontà di fare, che non era tutt'altro che un burlone e men che meno un coglione, o come l'aveva accusato Salvemini di essere l'uomo della malavita. Benissimo. Ci crediamo, a più uomini di malavita dei parlamentari di oggi, chi ci vuoi mettere? Altro che Salvemini, no. Allora, questo è il pensiero massiniano del 2003, che è pertinente perché è relativo anche ad altre faccende, sempre relative a quello che è successo nel 2003. Però c'è una frase che voglio leggere, che è piuttosto interessante, si tratta di un articolo di Luca Refatti, un'anatomia della globalizzazione. Dai che io sto svenendo. Sì. I copioni. La domanda che diviene fondamentale è quindi: esiste un cortocircuito tra globalizzazione, sovranità nazionale e democrazia? Questo è il copione, l'interrogativo sottostante agli articoli della terza parte del libro, in cui Vincenzo Sorrentino si occupa dell'insicurezza sociale, Barbara Henry e Dimitri D'Andrea della sovranità statuale, Alberto Melucci, in modo forse un poco sintetico, delle problematiche connesse alla cultura e all'identità personali e locali. Identità personali. Il primo segnale di pericolo analizzato da Henry viene dallo sproporzionato potere che avrebbero le organizzazioni internazionali governative, OIG, ed in particolare la triade di Bretton Woods, Fondo Monetario Internazionale, WTO e Banca Mondiale. Anche se sicuramente influenti, le organizzazioni intergovernative sono comunque prive di una qualunque forma di sovranità. Chi se ne frega, sono quelle che hanno agito. Questo è un articolo del 2003 che commenta un libro che è stato scritto prima. Le cose sono quelle che vediamo sotto gli occhi, sono loro i responsabili. Esse sono state istituite da accordi internazionali che nessuno è obbligato a firmare e che possono venire sciolti in ogni istante, cosa che non fa nessuno, perché gli uomini di governo sono uomini che loro stessi hanno scelto e questo scioglimento non lo faranno mai. Non possono costringere nessuno a fare alcunché. Quando non sono stati nominati da loro, guarda il caso della Dalma Kirchner, esattamente, trovano il modo per esautorarlo, o ti ammazzano o ti fanno una guerra, esattamente, per nostra tipo fortuna, Gheddafi, no? Per nostra fortuna però il popolo del Brasile si sta ribellando e di lì uscirà fuori parecchia roba. Un bel casino. Dunque, esse sono state istituite accordi internazionali che nessuno è obbligato a firmare e che non possono venire solo e sciolti in un istante. Non possono costringere nessuno a fare alcunché, possono solo rifiutare i servizi che solitamente forniscono. Il Fondo Monetario, ad esempio, nasce per difendere la stabilità monetaria dei paesi aderenti, e infatti lo vediamo. Se un paese decide di lasciare fluttuare liberamente il proprio cambio o mantiene una bilancia dei pagamenti in ordine, non avrà mai bisogno dell'aiuto del Fondo Monetario Internazionale, il quale Fondo Monetario Internazionale è un'organizzazione a delinquere fatta esclusivamente, come racconta uno che ha partecipato e che ha scritto un libro che molti conoscono, intitolato Sono stato un sicario dell'economia, dove lui racconta esattamente cosa fanno i funzionari del Fondo Monetario Internazionale nei confronti dei paesi e dei popoli che non si possono difendere. Al fine di chiudere tutta questa chiacchierata, vi voglio far vedere un libro, eccolo qua, il sottotitolo,
esempio di un libro esattamente di 330 pagine, dove ci sono tutti gli enti nazionali, internazionali, comprese le religioni, che sono stati costituiti, per cui quando si parla di mondializzazione non ci sono solo i signori, non c'è solo l'Occidente e l'occidentalismo, ci sono tutta una serie di strutture che quando noi fossimo al potere dovremmo smantellarle una dietro l'altra. Sono elencate qui, ricordiamocelo bene, perché viene a mancare il Fondo Monetario Internazionale, interviene un altro ente, e viene a mancare la FAO, interviene l'UNESCO. Deve farlo complessivamente e istantaneamente, nello stesso momento. Sono 350 pagine, con questo chiudiamo. Sempre, solo. Sempre. È diventato virale adesso, solo. Sì.